Sono grato di poter condividere con voi questo momento dedicato alla cura del creato. Veramente, dopo sentire Padre Josrom, mi sento così lieto, no? Anche per aver assistito all'illustrazione dei 10 comandamenti verdi della Laudato Si'. Più che una bella iniziativa, io dico un lavoro necessario, no? È molto, molto profondo, molto, molto contundente, creativo, che sintetizza fino a che punto ci siamo uniti nella solidarietà per un futuro migliore, no? Stamattina meditavo per caso con il libro dell'Apocalisse, è una parola che a volte fa tremare a molta gente, no? L'Apocalisse vuol dire rivelazione, e tutti pensano subito alla punizione di Dio, alla distruzione dal cielo. E dice parole bellissime che mi hanno dato una vera consolazione. E la condivido. Mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume, si trova un albero di vita che dà 12 raccolti e produce frutti ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. Una parola di molta consolazione in un momento difficile come viviamo, per la pandemia, per tutti questi condizionanti. Non vi sarà più maledizione, dice, vedranno la sua faccia, non vi sarà più notte. Non avranno più bisogno di luce, di lampada. Veramente oggi vediamo che viene fatto un grande sforzo a tutti i livelli della società, col contributo di tutte le religioni, per risvegliare una nuova consapevolezza che spinga a mettere in pratica delle azioni concrete, come diceva padre Giorgio, come indica il Santo Padre, no? A favore della cura della casa comune, coinvolgere a tutti. Io vorrei semplicemente accompagnare questo momento sottolineando due punti dell'enciclica che sono proprio due cose per me importanti, no? La prima cosa è questa: la sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende, dice il Papa, la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare. Sottolineo questo perché è un atteggiamento fondamentale, uscire un po' di questa sensazione di pessimismo generalizzata, no? E comunicare speranza, le cose possono cambiare, dice il Papa, no? E faccio risuonare questo perché l'umanità ancora ha la capacità di cambiare e di collaborare per ricostruire la nostra casa comune, e questo è opportuno farlo capire, eh? E meritano una gratitudine speciale, dice il Papa, quanti lottano con vigore per risolvere le drammatiche conseguenze del degrado ambientale nella vita dei più poveri del mondo. I poveri, tante volte presenti nell'enciclica, molto più che quando parla di clima. Faccio un ricordo particolare sui giovani. Abbiamo vissuto il sinodo dei giovani qualche anno fa. I giovani cosa dicono? Basta di parole, azioni concrete. Basta di parole, azioni concrete. Abbiamo 10 anni per reagire, allora andiamo avanti. Non aspettiamo al 2030 quando mancheranno le risorse fondamentali dappertutto, no? E loro si domandano come è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi. Vuol dire, questa inclusione è il primo punto che sottolineo e che dobbiamo lottare con tutto il cuore, con le politiche concrete, e voi siete persone onorabili che siete presenti qui e potete farlo.
Da parte mia dico queste cose come sacerdote, come religioso, semplicemente, non sono un esperto e cerco di farlo dal mio compito quotidiano come responsabile di una piccola congregazione, ma però presente in 4 continenti. Possiamo vedere ogni giorno come questa c'è una povertà colpita dal problema ecologico, no? Dal centro Roma all'Africa centrale, da Birmingham al nord-est dell'India, dal Brasile a Vietnam. Vuol dire, e tutte le congregazioni religiose sono coinvolte in questo momento in cambiare questa storia. Io devo condividere che i superiori generali della Unione Superiore Generali associati alla Unione del Superiore Generale delle Suore si sono incontrate per riflettere su questo tema importante e crescere in consapevolezza, in azioni comuni, e lavorare, si sono inseriti anche nella Commissione Vaticana. Perché? Perché abbiamo capito veramente questo appello del Papa, no? E finisco con questa altra seconda sottolineatura che riguarda possiamo dire, il quinto comandamento che ha presentato. Le cause più profonde, analizzando le più profonde radici umane di questa crisi della casa comune, il Papa parla su un paradigma tecnocratico. Il suo scopo, le sue metodologie che passano per lo sfruttamento indiscriminato delle risorse, la ricerca del potere, il dominio sulle altre, questa concorrenza. Diciamo, è possibile tuttavia allargare nuovamente lo sguardo e la libertà umana è capace di limitare la tecnica, di orientarla, di metterla al servizio di un altro tipo di progresso più sano, più umano e più sociale, più integrale. È possibile, siamo a tempo. Sì, possiamo liberarci di questo paradigma tecnocratico, no? che ci determina, che impera. E dà tanti esempi, non voglio dire tutto qui. Dice, quando una comunità di piccoli produttori, per esempio, ottano per un sistema di produzione meno inquinanti, sostenendo un modello di vita, di felicità e di convivialità non consumistico, stanno veramente lottando contro questo paradigma tecnocratico. E, mettiamo la tecnica, voi che siete persone che lavorate per il bene pubblico, mettiamo la tecnica prioritariamente a risolvere i problemi concreti degli altri con l'impegno di aiutarli a vivere con più dignità e meno sofferenze. Semplicemente ringrazio a tutti l'opportunità di essere qui con voi. Anch'io sono un cittadino, questa è la mia seconda patria, come potete capire dal mio parlare, ma con la solidarietà di tutti nel risolvere questo problema possiamo diventare portatori di speranza. Questo è il mio messaggio. Un mondo che ha perso abbastanza la fiducia in un futuro felice. E questo si può fare ancora a partire dalle attuali condizioni del mondo e della capacità tecnica. E finisco con le parole del Papa. Tante cose belle dice, come diceva padre Josrom, no? Ma mi piace questa. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore. Non si pente di averci creato.